Non era la prima volta che subisco un processo di questo genere e penso anche all'ultima, perché io comunque ho un occhio chiuso col calcio, quindi diciamo esco definitivamente da questo mondo. È stata una giornata particolare dove ho rivissuto un po' tutto quello che era successo gli ultimi mesi e quindi diciamo così, è Quindi andata i così. palazzi mi sono parse più leggere del previsto, probabilmente per la sua collaborazione, mi pare di capire. Ho collaborato in tutti i sensi, sin dall'inizio, sia col giudice di Catania, col procuratore, anche qua in procura ho fatto tutto quello che dovevo dire, ho raccontato i fatti come sono andati. Quindi evidentemente il procuratore Palazzi ha ritenuto questo mio atteggiamento, diciamo, congruo e ha fatto questa richiesta qua. Quindi, diciamo, però, ripeto, è sempre una squalifica e con questo io chiudo col calcio. Ho Chiudere col messo calcio significa anche però cedere la società. Al momento com'è la situazione? Nelle mani di un avvocato il mandato, l'avvocato può, sa quali sono le condizioni per chiudere il tutto. E quindi esco da proprietario di un club e anche definitivamente dal calcio. Questo era l'ultimo atto. Sin quando non sarà firmato però un atto di cessione, cioè al momento è ancora lei il padrone del club, questo intendo dire. Sono io, però diciamo, non, ripeto, col calcio chiuso in ogni senso. Quindi voglio dire, penso che prima o dopo non sarà entro una settimana, sarà entro un mese, sarà entro 6 mesi, la società Catania sarà ceduta. E c'è da preparare il campionato? Campionato è già in corso, si sta preparando, aspettiamo il giudizio, poi la sentenza e poi vedremo. Questa sua collaborazione permette al Catania di sopravvivere. Aspettiamo la sentenza, cioè questa è la richiesta del procuratore a cui sono adeguati tutti, però ripeto, c'è un giudice che deve ancora fare la sentenza. E, ripeto, il Catania esce fuori da una situazione che per colpa mia non so alla fine cosa ne ha beneficiato, questo poi il tempo forse lo dirà, se ha beneficiato di qualcosa o no, però voglio dire, questa oggi è la situazione. Ero in una situazione, l'ho detto diverse volte, è stato anche detto qua nel corso del processo, durante tutto l'anno scorso io sono stato pesantemente minacciato, a Catania non è semplice, chi conosce la piazza sa di cosa parlo, non scordiamoci cosa è successo a Catania qualche anno fa, mi sono state anche recapitate dei proiettili con minacce di morte per me e la mia famiglia e ho fatto un errore, dovevo essere più forte e non farlo. Ma l'ho fatto perché a quel punto pensavo che l'unica via d'uscita era quella di riuscire a salvare il Catania e le cose e ho sbagliato. Ma il Daspo a quest'ora bisogna, penso che ci vedremo di fare ricorso, cioè, voglio dire, mi sembra una pena eccessiva, cioè, non capisco, i soldi del Daspo per quello che mi ricordo io viene dato in caso di atteggiamenti violenti. E non credo che io abbia usato violenza contro nessuno, per cui viceversa viene avviato un procedimento di Daspo, qua invece siamo di fronte a una notifica di Daspo, cioè, non mi pare che io abbia usato violenza, però voglio dire, queste sono tutte cose che poi andremo a vedere. Io già il Daspo me l'ero dato da me, quindi voglio dire, quindi non avrei partecipato più a nessuna gara da Catania, né come spettatore, né come niente, quindi diciamo, comunque a questo ci opporremo sicuramente. Ho collaborato, quindi diciamo, ho detto tutto, credo che ho permesso anche perché ancora non si evince bene forse questa situazione un po' che c'è un po' così confusa, no? Però ho permesso anche di far vedere come un presidente si può trovare solo in certi momenti e come certi personaggi possono poi sfruttare queste debolezze. Non lo so, questo lo deve valutare poi la Corte. Io ho dato il mio contributo finale al calcio, dopo aver fatto un errore clamoroso, chiaramente.